Ciao per tutte le amiche gattofile, volevo farvi fare un salutino. Guardate quanto è grande, quanto è diventato grande da Ughetto. Ghino, saluta, fatti vedere. Come sei fastidioso, infastidito da tutto. Guarda, Bubu, quanto sei bello. Dunque, allora, volevo fare questo video per farvi vedere alcune cosine graditissime che ho ricevuto da Francesca, Sissian Frenchy, Astrid Poletti e Cristina Biobellezza, perché non ve li ho fatti vedere nei video di regali, perché non li avevo ancora ricevuti e quindi ve li faccio vedere adesso. Allora, Cristina Biobellezza mi ha mandato un super 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 regalo, che è quello che mi è arrivato mentre vi facevo il video, credo, sui rossetti. Quello su cui mi vorrei soffermare adesso, vi faccio vedere anche che cosa mi ha mandato, è l'augurio, quello che è di Chicco, quello che Chicco vi fa, vi recapita in questo. Ti auguro di poter sempre sorridere. Questo è uno dei migliori auguri assolutamente che mi si possano fare, ma io credo che si possano fare a chiunque in assoluto. E perché riuscire sempre a sorridere vuol dire anche avere una certa serenità che io nel 2014 non ho avuto. E quindi grazie Cristina per questo augurio veramente fantastico. Che cosa mi ha regalato Cristina? 6 smalti di Chicco, praticamente tutti sugar, se non erro. Io adesso ho questo qui che purtroppo non rende minimamente in camera ed è lo 06, però ecco, sono felice perché io da qui vedo quanto è bello questo smalto. Dalla boccetta si vede, è un cielo stellato, veramente una roba fantastica. E questo era lo 06. Vi faccio vedere anche tutti gli altri e spero anche di essere rapida. Questo è lo 05, un beige, sì, un beige sugar, luminosissimo e molto bello anche questo. Lo 04, questo blu pazzesco, veramente pazzesco, e come potete vedere anche questo ha dei micro glitter all'interno. Lo 03, questo azzurro, anche questo pazzesco, veramente pazzesco. Poi magari ve li faccio vedere anche sulla rotella, molto bello, secondo me è anche molto estivo questo azzurro qui. Lo 02, questo rosso con del fucsia all'interno, fantastico anche questo. Tutti gli smalti veramente perfetti per le feste, secondo me, e non solo. Qui vedo batteria, ok, questo qui. E poi lo 01, che è un beige rosato, anche questo, purtroppo forse non si vede che è un beige rosato, ma credetemi, è un beige rosato ed è anche molto bello, veramente molto bello. E grazie Cristina. Poi Astrid ha fatto di me una donna felice, perché sotto un video di Simo mi spendi 09 ha letto che praticamente io non avevo la famosissima, credo la più famosa in assoluto palette di Chicco da quattro ombretti, ovvero la Sensus Burgundy, la collezione, la Color Seduction, e
E questa è la palette, la 02, che io non ero riuscita ad avere assolutamente e a recuperare e a trovare da nessuna parte, perché all'inizio l'avevo snobbata, poi quando invece ho deciso che la volevo, ovviamente la palette non c'era più. Quindi, visto che Astrid ne aveva una in più, mi ha regalato la sua. È fenomenale. Lo so che farvi vedere questa palette a gennaio 2015 è veramente, sembra una barzelletta, ma voi non potete neanche immaginare la felicità per me di avere questa palette che ho cercato tantissimo per Mari e per Monti e comunque non ero riuscita a trovare. Quindi grazie, grazie, grazie Astrid. Poi Astrid, sempre Astrid, vi faccio vedere quello che resta. Ci ha regalato, perché l'ha regalato anche a Francesca, i canestrelli biellesi, eccoli qua, che io non ve lo posso spiegare quanto sono buoni, non ve lo posso spiegare. Infatti questi non vedranno l'alba di domani assolutamente. E poi i sospiri al cacao. Questi io non li ho ancora aperti volutamente, ho soltanto spostato il fiocco. Cioè, questi devono essere un'altra di quelle robe che quando inizi a mangiarne uno sei fregato e te li devi mangiare tutti. Quindi sto aspettando ad aprirli perché ho paura di me. E sono felice per questi regali cibosi perché veramente io in queste feste non ho praticamente fatto nulla, non ho fatto pranzi, non ho fatto cene, quindi non mi sono rimpinzata tipo porchetta ripiena. Però mi sto rimpinzando di tutte queste cose buonissime, che forse è anche peggio, ma non importa perché mi danno molta più soddisfazione. E quindi grazie ancora Astrid. Poi Franci, che mi aveva già mandato delle cose prima che ci vedessimo, quando ci siamo viste, mi ha portato questa pochettina carinissima di balestra rossa, veramente carinissima e morbidissima, che userò con all'interno. Manco a farla apposta, io ho appena finito il mio al lime e lei mi ha portato questo qui al limone. Sono contentissima veramente perché, come vi ho detto, è il miglior burro cacao in assoluto che io abbia mai utilizzato, quello di questo brand Ora o qualcosa del genere. E quindi sono contentissima, grazie, grazie Franci. Poi mi ha messo questo sapone che metterò in un cassetto per profumare il cassetto di Erbario Toscano, una selezione pazzesca di tisane, tra l'altro sono YoGT e Viropa che io posso recepire assolutamente praticamente sotto casa perché in questo paesello sperduto in cui abito l'unica cosa degna di nota è un negozio di prodotti bio, soprattutto alimentari. Però vi devo assolutamente segnalare la sua preferita, che è questa qui alla melagrana. Ecco, non le ho ancora usate perché volevo fare vedere, ma sono tutta una serie di selezioni di tisane graditissime. Poi dei campioncini di un brand che a me piace tantissimo, che è la Alma K. Sono prevalentemente mani e piedi, se non li... crema mani, crema piedi, sì, sono mani e piedi che vanno benissimo perché sono le parti del mio corpo che io devo culare di più in assoluto. E tra l'altro io questi prodotti li ho già provati, sono eccezionali. Due maschere di Montagne Jeunesse, la chocolate e la sauna, queste due. E poi un'adozione, ovvero uno smalto che io vi ho appena fatto vedere, nello specifico quello blu, perché Franci non ci si è trovata bene. Quindi io ve lo faccio rivedere, in questo caso è un'adozione. Spero di trovarmici bene, visto che adesso ne ho due e vedremo come andrà. Questo qui, che è lo 06, è bellissimo. Purtroppo non si riescono a vedere tutte le cangianze con con la schifo luce che ho io, però vi assicuro che
È veramente bellissimo. Andate a vederlo se vi capita di passare da Chico, andate a vederlo perché vale veramente la pena. Con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video e buon 2015 a tutti. Ahia, mi sono portata via una narice. Solo io posso fare queste cose. Sto bene, sto per morire. Detto ciò, ci vediamo alla prossima. Ciao!